giorno triste per Agnes Brown quando seppellisce il marito Nicholas. E ora preghiamo per l'anima del nostro caro fratello defunto, Harold Clark. Oh, cavolo, non è lui! Ora tutto ciò che le resta sono 7 figli. Non ci lasciare, ti prego. Non vi lascerò mai. Un mucchio di debiti. Tutta la somma entro domani. E la necessità di ricominciare tutto da capo. Cavolo, Agnes, è passato più di un mese e non sei mai uscito una sera. Cavolo, Marion, non ho nessuna voglia. Fatela venire, la voglia. L'Istituto Luce presenta una storia di primi incontri. Io vorrei chiederle di uscire. Che vuol dire uscire? Sai, no, due persone che vanno insieme da qualche parte. Le mamme non vanno agli appuntamenti. Certo che ci vanno. Di seconde occasioni. Mamma, sei bellissima. Ciao, mamma, la principessa. E dei fatti della vita. Non ti manca? Non mi manca cosa? Il coso. Angelica Houston. Non ho altro che i miei ragazzi e devo farli crescere bene. Marion O'Dwyer. Al mondo più che starci tanto, bisogna starci bene. Una donna che affronta le sfide. Ecco i tuoi soldi. E i miei interessi? Eccoli gli interessi! Esplora le amicizie. E finalmente riesce... Non cominciate. ...a scoprire se stessa. Noi siamo i bravi e staremo uniti, vero? Ti fa la corte. Ah, non dire scemenze, vuole solo essere carino con i vicini. La storia di Agnes Brown. A te che cosa ha dato? Questo. E invece a me ha dato questo. Ah! It's not unusual to find out.